Buongiorno, sono Alessio Porquier, direttore artistico del Fippili Horror Festival di Livorno. Buongiorno a tutti, sono Ciro Di Dato del Fippili Horror Festival Livorno, direttore tecnico. Fippili Horror Festival, festival tematico della paura tra cinema e letteratura. Lo dice il nome stesso, Festival della paura a 360 gradi. Nel cinema, ovviamente, con l'horror e le paure più splatterose anche da un certo punto di vista, nelle letterature con le paure su carta, negli incontri, nelle mostre, tutto ciò che ci spaventa anche in modo ironico, questo è il Fippli Horror Festival. Sono 10 anni che portiamo avanti questo impegno di costruire un festival tematico che appunto non parli solo di horror, ma parli di tutto quello che ha a che fare con la paura. Ricordo benissimo la prima edizione, che era una unica giornata al Kino d'Essai, dove chiamai Ciro e gli dissi: guarda, c'è da fare un bel po' di cose, perché voglio fare un festival che dura dalle 6 del pomeriggio fino all'1 di notte. E da lì cominciamo a costruire in embrione quello che sarebbe stato poi il festival che è diventato oggi. Primi 10 anni del Fippili, i ricordi sono tantissimi, ce ne sarebbe un centinaio di ricordi all'anno. Mi ricordo tantissimi cortometraggi visti, di affezioni anche a questi cortometraggi, perché noi poi ce li guardiamo tutti, poi ovviamente li lasciamo alla giuria e facciamo anche il tifo per i nostri preferiti o siamo emozionati anche noi quanto registi quando sappiamo chi sono i vincitori. Tanti registi che sono passati da noi il primo anno, il secondo anno sono tornati, ci hanno fatto dei corti apposta anche per il terzo anno, il quarto anno, poi ti arrivano e ti portano un proprio lungometraggio. Questo vuol dire che la nostra vetrina funziona e vedere un ragazzo che magari 10 anni fa girava con una telecamera un po' arravartata e ora invece ti porta un film in anteprima, per me è anche motivo di orgoglio. Quindi questo sicuramente è uno dei ricordi più belli che ho. I lungometraggi in anteprima, sicuramente quest'anno abbiamo delle chicche da non perdere. Dei film che faremo prima di tutti, dei film che magari vedrete solo da noi e non vedete da nessun'altra parte, quindi sicuramente il primo motivo sono i lungometraggi in anteprima. Secondo motivo, il cooking show di Loretta Fanella con Michele Crestacci. Penso che siamo l'unico festival di cinema horror in Italia a fare un cooking show. Il terzo motivo, tutti gli incontri letterari che sono importanti per noi quanto quelli cinematografici, uno su tutti, la presentazione di Bambino Paura di Iuta. 3 buoni motivi per venire al Fippili Horror Festival. Il primo è sicuramente venire a Livorno. La stagione, per fortuna, è decisamente piacevole. Il secondo motivo è un programma veramente variegato che può accontentare tutti quelli che vogliono vedere un evento tematico. Il terzo motivo sono ovviamente gli ospiti, che sono tanti, e insomma Lillo, Rohan Johnson, Federico Frusciante, Vera Gheen, 4 grandi protagonisti della cultura oggi, e poi insomma i nostri registi giovani, che sono 40, anche conoscerli, anche capire cosa hanno fatto e vedere sullo schermo i loro corti, secondo me è un bel premio che va dato a chi per un anno si è fatto insomma un mazzo tanto per portare un corto al nostro festival. Prima giornata, 29 ottobre, la giornata dedicata a Dante e ad una grandissima anteprima serale. Partiamo alle 14:30 con 2 ore di cortometraggi, divisi fra cortometraggi italiani e internazionali di vari generi e sezioni: cortometraggi horror, cortometraggi di fantascienza e cortometraggi weird, quelli un po' più strambi e un po' più particolari, dalle 14:30 fino alle 16:30. Ci spostiamo poi al Palazzo dei Portuali alle 17 con L'Inferno disegnato. Illustratori italiani, toscani soprattutto, che hanno avuto la loro visione infernale e ci racconteranno cosa hanno creato, come hanno messo su carta e come hanno disegnato l'inferno secondo loro. Alle 18 torniamo ai Quattro Mori per il film State a casa. Ci faceva piacere aprire il festival anche facendo venire gente con questo titolo ironico, State a casa. Rohan Johnson, regista dei Delitti del Barlume, che durante il Covid l'anno scorso ha scritto questo film, un thriller grottesco italianissimo, ovviamente con Rohan Johnson ospite a introdurre il film e a trattenersi poi dopo. 18:30, un'altra volta al Palazzo dei Portuali, l'incontro con Iuta, lo scrittore, sceneggiatore e fumettista di questa graphic novel, Bambino Paura, molto molto interessante, che viene a presentare in anteprima da noi direttamente al Fippli Horror Festival. Torniamo ai Quattro Mori.
Si parla sempre di Dante, appunto. La prima giornata abbiamo La proiezione dell'inferno, film muto del 1911, musicato dal vivo da Letizia Renzini, una DJ fiorentina che ha fatto un lavoro egregio di campionature, rumori, canzoni sparse, frasi celebri messe tutte insieme in questo film muto di 110 anni fa che è attualissimo per degli effetti speciali. 22:30, la prima grande anteprima, Last Night in Soho di Edgar Wright, un film che si preannuncia un colossal thriller horror da uno dei nostri registi preferiti, in anteprima da noi, in lingua originale, sottotitolata prima dell'uscita al cinema. Sabato 30 ottobre, seconda giornata del festival, andiamo ancora col concorso corti al Teatro Quattro Mori, poi ci spostiamo all'EM, premiazione del concorso letterario La paura fa 90 righe, presentata da Michele Cristacci. A seguire, sempre all'EM, parliamo di Sampa, questa serie televisiva che è dedicata alla storia di San Patrignano, a Vincenzo Muccioli. Saranno presenti con noi Fabio Cantelli e Paolo Bernardelli, quindi soggetto e sceneggiatura. E a seguire Sampa ci sarà un incontro con la sociolinguista Vera Gheno, che porterà questa esperienza che è nata l'altro anno sul web ai tempi del lockdown, parlerà appunto della paura e delle sue varie accezioni. Andiamo poi in teatro, Quattro Mori, anteprima nazionale, un film a cui siamo molto legati, che è Cattivo Sangue, esordio nel lungometraggio del regista romano Simone Bara, thriller noir imperdibile, sempre in teatro, introdotta dalle letture di Mowan Teatro, I racconti al buio. Andremo a vedere questo film molto molto particolare, che è Lamb, film islandese prodotto da A24, che è ormai il nome tutelare del cinema indipendente horror, e ha una storia molto molto particolare. 31 ottobre, Halloween, giornata conclusiva della 10ª edizione del Fippi Horror Festival. Iniziamo la mattina con un matinee, un appuntamento particolare. Dopo colazione ci vediamo al buio del cinema con un grandissimo classico, Gli uccelli di Alfred Hitchcock, in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, che verranno introdotti da Alice Bachi, che ci racconterà nei racconti al buio qualche suggestione, per poi andare a vederci questo capolavoro del cinema horror, è uno dei film insomma più importanti di un grande maestro, cui sono dedicati anche ovviamente degli omaggi all'EM, con una mostra bibliografica a cura di Tinera, e maestro che è omaggiato anche dagli studenti del liceo artistico Ciccione, che hanno disegnato a loro piacere la visione del cinema di Hitchcock. 14:30, 16:30, sempre ai Quattro Mori, concludiamo con il concorso cortometraggi. Sono circa 40 i cortometraggi in concorso. Per chi si fa la maratona di tutti quanti, ovviamente potrà poi assistere alla premiazione del vincitore e fare il tifo per il suo preferito. Premiazione che ci sarà alle 19:30, sempre del 31 ottobre, sempre ai Quattro Mori. Ore 17, antologia La paura fa 90 righe, che è il nostro regalo agli ospiti della 10ª edizione del festival, antologia letteraria che sarà presentata dal curatore Paolo Morelli. Sono i racconti dell'edizione 2019-2020 del concorso letterario La paura fa 90 righe. Subito dopo, 18:30, Loretta Fanella e Michele Cristacci presentano Dolcetto e Scherzetto, un cooking show particolarissimo dove la pasticcera Loretta Fanella farà un dolce ispirato al labirinto di Shining, mentre Michele Cristacci ovviamente dalla sua la interromperà in maniera dissacrante o ci farà divertire con le sue battute. È sicuramente un appuntamento particolare per Halloween che nessun altro festival del cinema sicuramente porterà. A seguire ci sposteremo in teatro, dove ci sarà la premiazione del concorso dei cortometraggi. Il concorso cortometraggi è composto da 4 sezioni: horror e thriller, fantascienza fantastico, internazionale e weird. Saranno presenti le giurie che hanno visionato i film, la nostra giuria storica composta da Manetti Bros, Filippo Mazzarella, Valentina D'Amico, Federico Frusciante. Le altre giurie invece sono composte un po' a sorpresa, non vi posso dire ancora i nomi. Passiamo poi alla notte di Halloween, la notte delle streghe. Il film che vi proponiamo alle 21 è Il mostro della cripta, film del regista Daniele Misischia, con Lillo fra i vari protagonisti, nonché uno degli ospiti del festival. Prima del film infatti ci sarà un incontro con Lillo dal titolo De paura, giocando sul De livornese e De romanesco. Ci presenterà poi il film insieme al regista Daniele Misischia appunto e altri attori, Tobia De Angelis e Amanda Campana.
film delle atmosfere anni 80, un ragazzo scopre che quello che succede nel suo fumetto preferito poi accade in realtà. Ovviamente la presentazione del film sarà di Federico Frusciante, che darà quell'input in più per far sì che il film sia godibilissimo, con una bella introduzione. Mezzanotte e 30, il film di chiusura del festival, dopo un po' di film impegnati, dopo film particolari, dopo film di 100 anni fa, dopo film in bianco e nero, dopo film islandesi, finalmente un horror quasi liberatorio, dove anche in maniera grottesca e comica il sangue scorrerà a fiumi. Sound of Violence, la storia di una DJ che rischia di perdere l'udito, scopre che riesce ad acquistarlo, a riacquistarlo solamente compiendo degli efferati omicidi. Questa sarà la giornata di Halloween, la giornata di chiusura, e speriamo che sarà anche un modo di festeggiare insieme. Anche in teatro troverete tanti elementi dolci e paurosi per far sì che questa decima edizione sia la più bella del Fippi Horror Festival.